Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di antiestrogeni, ma parliamo essenzialmente di un derivato del clomifene, l'enclomifene, di cui molte persone mi chiedono. Essenzialmente, innanzitutto, gli antiestrogeni sono molecole che dobbiamo comunque considerare in ambito doping. Ebbene sì, sono state utilizzate per molto tempo in ginecologia, tuttora tantissimo per indurre l'ovulazione o come trattamento di alcune patologie della donna, hanno anche chiaramente un loro ruolo a livello maschile. Gli estrogeni sono le molecole per l'uomo derivate dal testosterone attraverso l'aromatizzazione che vanno poi a comunque bloccare o stimolare recettori per gli estrogeni che anche l'uomo ha. Qual è la finalità essenzialmente nell'ambito sportivo dell'utilizzo degli antiestrogeni? L'uomo che usa farmaci, doping, quindi a livello sportivo, può avere il rischio che ci sia un aumento anche degli estrogeni in corpo derivati dalla aromatizzazione del testosterone, per cui l'uso di antiestrogeni ha due finalità periferiche: per impedire una stimolazione eccessiva a livello periferico, per esempio a livello della ghiandola mammaria, e qui il tamoxifene Norvadex trova una sua azione elettiva, talvolta invece con un utilizzo diverso, un po' più fine, la riattivazione dell'asse. Cosa succede? Che gli estrogeni bloccano il recettore a livello ipofisario ma anche ipotalamico, inibendo, quindi rallentando, il rilascio di LH ed FSH. L'ipotalamo non stimola più l'ipofisi e l'ipofisi non stimola più il testicolo. Anche l'ipotalamo ha una GnRH, cioè un fattore di rilascio che poi comunica all'ipofisi di rilasciare LH-FSH. Gli estrogeni bloccano appunto i recettori a livello ipotalamico, impedendo che l'ipotalamo tenda a stimolare l'ipofisi a produrre le gonadotropine. Il clomifene, come altre molecole, ma il clomifene in maniera elettiva, inganna ipotalamo ipofisi, va a bloccare i recettori estrogenici, per cui non dà un comando inibitorio. È come mettere la chiave in una serratura e poi romperla, non si apre la porta, però neanche io posso più entrare. Quindi l'ipotalamo continua, non si accorge di questo eccesso di estrogeni, stimola l'ipofisi, l'ipofisi produce gonadotropine e non abbiamo quindi il blocco dell'asse. Questa è un po' la finalità in ambito sportivo dell'uso del clomifene, ecco perché comunque è ritenuta una molecola doping, non che se l'uomo utilizza antiestrogeni, tamoxifene e clomifene abbia un risultato così importante a livello di produzione di testosterone. Si utilizza anche con una finalità secondaria, ma essenzialmente ha più una finalità di recupero. Allora, molte persone mi scrivono sull'enclomifene. La voglio rendere molto pratica questa comunicazione, questa notizia. Essenzialmente, ho qui il foglio, il clomifene ha due isomeri. Mi dispiace che l'immagine è al contrario, sono due isomeri, sono l'enclomifene e zuclomifene. Enclomifene e zuclomifene sono essenzialmente due isomeri. L'enclomifene, il primo, è quello un po' più attivo, è quello che si lega più facilmente ai recettori. Tutto qui, quindi non vi è una differenza sostanziale di azione, è una maggiore aggressività a livello chimico, quindi richiede meno una posologia minore, meno dosaggio, ma essenzialmente sempre un clomifene nelle sue due forme. Ricordiamo, abbiamo enclomifene e zuclomifene. Questi sono concetti già molto da tempo presenti in ginecologia, che si stanno affacciando adesso nel mondo dell'andrologia anche per la diffusione delle notizie sui social, ormai via web, e via un'informazione che prima era un po' sopita, non dico nascosta, ma sopita e non visibile solamente sui testi per specialisti essenzialmente di ginecologia. Adesso le notizie si stanno diffondendo e quindi anche l'enclomifene mi viene chiesto spesso, e anche per me motivo di approfondimento, ma essenzialmente ecco, enclomifene e zuclomifene sono i due isomeri della stessa molecola, e tra l'altro non confrontiamoci con gli Stati Uniti, lì vi è forse una libertà eccessiva, non voglio assolutamente contrastare chi pensa al contrario, insomma, di farmaci, per cui si può trovare l'enclomifene citrato. Da noi in Italia ricordo che il clomifene, il clomid, è doping, per cui parlare in maniera eccessivamente facile e superficiale di questi farmaci non è giusto da parte degli utenti, tanto meno dal medico. Consideriamo anche gli effetti collaterali, solo per dirne uno, l'uso del clomifene
può avere in molte persone un'azione depressogena e può cambiare l'umore, tirare fuori emozioni negative, quindi già questo può essere assolutamente molto molto negativo, per cui muoviamoci sempre con molta delicatezza nell'uso di queste molecole, non seguiamo le mode del web e anche il medico prima di iniziare un trattamento, in questo caso stimolatorio, sull'uomo ipogonadico, quindi che ha un bisogno clinico di queste terapie, deve ben ponderare tutto l'assetto ormonale. Con questo vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.